Bravissimo Baldassari, bravissimo. Un grandissimo piatto. Veramente standing ovation. Bravo, è giusto che guardi in camera per prenderti l'applauso ideale di tutti noi a casa. E ripeto, secondo me ha influenzato la chiamata il fatto che Dragone abbia giocato in maniera monotematica tutto il torneo in slow play. Sempre slow play, non ha mai spinto un punto. E allora Baldassare dice, perché adesso improvvisamente spingi? Call. Call. Check or raise? Check. Check. Ecco, ragazzi, se giocate molto slow play come Dragone, andatevi a prendere l'elmo. Check. 1200. Bet, 1200. Devi fare call. Call. Per forza, qui è giusto. Perché lui è in un momento in cui spinge, quindi non ti puoi far vedere spaventato così. Adesso è il momento di andare via dal piatto. Check. 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 Una picche. Check. 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 Due donne sufficienti, si accontenta Baldassari, vedete, senza rischiare di quello che prende, ha già un bel piatto, non sta facendo un errore Baldassari, attenzione perché ha costruito quasi senza carte questo vantaggio Baldassari, quasi senza carte, favorito dagli slow play di Dragone che gli hanno permesso di stare in partita sempre, mentre l'avrebbe già dovuto buttare fuori dai piatti almeno in 4-5 occasioni, almeno 3-4 piatti che abbiamo visto dovevano già essere di Dragone e poi Baldassari l'ha recuperato per lo slow play di Dragone. Call. Ecco, raise. Call senza senso con 7-4. Raise. Check. No, asso 2 non lo spinge. Va bene. 7-4 chiamata senza senso. Eccola. Appunto. Invece c'entra. Ogni volta dico così. Check, check. Però se tu giochi 7-4, viene il 7 e non lo spinge, è inutile che li giochi 7-4. Adesso va bene. 1200 è poco. 1200 è poco con 3-6 sul piatto. Può andarsi anche a girare l'ultima carta a Baldassari. 1200 è poco con 3-6 piedi sul piatto. Pochissimo. Sta facendo i conti. Potrebbe in teoria giocarsi fino a... al 30% più o meno, 33-34% di possibilità di chiudere il punto sono sufficienti. Lui ha a disposizione nella sua mente 2, 3, 5 carte meno, quindi è un po' rischiosa. Però potrebbe anche farlo in draw. Sì. Secondo me fa un call, io farei un call. Se poi viene il duo all'asso ti faccio male. Call. Troppo poco 1200 per Dragone. Non si può far meno del piatto. Attenzione, attenzione perché adesso Baldassari va in bluff. Check. 1200. Sbagliata questa puntata, dovevi checkare tutta la vita, amico mio. Vediamo se ti spara addosso col bazooka. Questa è una puntata senza senso, su un piatto di 4-8, 1200 non ti dà niente, e rischi solo il re-raise, rischi il re-raise, sta contando quanto c'è a tavola, è una puntata di un quarto della posta, un abbocchino, però lui non può essere sicuro Dragone di avere il punto, adesso ha aspettato troppo per il rilancio secondo me Baldassari, 1200 è una puntata che non c'ha senso. Li porti a casa, ma non c'ha senso. Show. Porti a casa nulla rischiando tutto il piatto, perché io voglio vedere se su quel 1200 Baldassari fa re-raise immediato, fa un raise immediato e lo fa tipo a 6-7000 col terzo cuore che è uscito, con il 9 dopo il 7 e il 6 di cuori, l'hai tenuto dentro il piatto con il turn, voglio vedere come reagisce Dragone. Non ha voluto rischiare Baldassari solidissimo. Io forse bluff qui glielo facevo. Perché lo facevo in draw di quadri.